Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Sono sempre io, la dottoressa Giulia della Farmacia Longo di Roma, ed oggi sono qui per parlarvi del dolore mestruale, dei rimedi naturali e non che possono essere adottati per sentirsi decisamente meglio. Ma come al solito procediamo con ordine. Che cos'è il ciclo mestruale? Beh, già dalla parola si deduce che è appunto un ciclo che interessa tutte le donne dalla pubertà fino alla menopausa, ed è anche da un punto di vista scientifico il meccanismo con cui il nostro corpo riesce ad espellere l'endometrio. I dolori invece del ciclo mestruale che cosa sono? Sono dei veri e propri crampi a livello del basso ventre. E chi provoca questi crampi? I crampi sono dovuti dalla capacità che l'endometrio stesso ha di produrre un'elevata quantità di prostaglandine. Le prostaglandine, oltre a essere responsabili dei crampi a livello addominale, hanno un'attività di natura appunto infiammatoria che coinvolge anche altri organi, motivo per il quale durante le mestruazioni le donne accusano non solo dolori appunto al basso ventre, ma anche altri sintomi come per esempio il mal di schiena, oppure il mal di reni, oppure per esempio il mal di testa. Oltre alla componente prettamente anatomica, chimico-anatomica, ci sono anche altri fattori che possono contribuire a dei dolori più forti durante il ciclo mestruale, come per esempio la componente psicologica, motivo per il quale per sopperire al dolore mestruale possiamo ricorrere a rimedi farmacologici oppure naturali. Procedendo sempre con il mio amato ordine, andiamo con i rimedi farmacologici, quindi l'utilizzo di farmaci antinfiammatori e antidolorifici, i quali riescono non solo a far regredire l'infiammazione, ma anche ad alleviare appunto tutto il quadro sintomatologico legato al ciclo mestruale stesso. Ricordatevi però che trattandosi di farmaci, anche senza l'obbligo di ricetta, è sempre bene consultare sia il ginecologo sia il medico di base. Oltre ai rimedi di natura prettamente farmacologica, ricordatevi che ci sono dei rimedi totalmente naturali e che, come ben sapete, io amo molto. Innanzitutto si può praticare attività sportiva, come per esempio lo yoga o qualsiasi altra disciplina che aiutano a distendere tutta la parete addominale, in quanto l'attività sportiva, oltre ad avere un'attività rilassante, chiamiamola così, sulla muscolatura, aiuta anche ad incrementare il flusso sanguigno e l'ossigenazione dei tessuti. Mentre da un punto di vista alimentare vi consiglio di assumere cibi ricchi in magnesio, come per esempio le arachidi o le mandorle, o più semplicemente ricorrendo a degli integratori che saranno sicuramente utili adesso nel periodo estivo e primaverile, prettamente a base di magnesio, che ha un'attività anche a livello del sistema nervoso, che gioca un altrettanto ruolo determinante nell'intensità con cui i dolori insorgono. Oppure possiamo ricorrere ai nostri rimedi fitoterapici, come per esempio la camomilla, che ha un'attività non solo rilassante ma anche antispasmodica, oppure all'agnocasteo, che ha un'attività sulla sintesi dei progestinici, degli ormoni progestinici. Oppure dei rimedi prettamente casalinghi potrebbero essere per esempio l'utilizzo di un tappetino per l'agopuntura. Che altro dirvi? Continuate a seguirci o sul sito easyfarma.it, oppure veniteci direttamente a trovare perché vi aspettiamo in Piazza Vittorio Emanuele II a Roma. Un saluto a tutti e al prossimo video!